Abbiamo di questo lato, di bianco, Miki Solves, il suo compagno Miguel González. Dal lato opposto, di nero, abbiamo Emiliano Iriart, un italo-argentino. E il suo compagno Carlos Pérez Cabeza. Una finale di altissimo volo, velocità incredibile, sono tutti e quattro grandissimi giocatori. Abbiamo testa numero 1, Miki Solves e Miguel González, e testa numero 2, Emiliano e Charlie Cabeza. Attenzione con le condizioni del vento, sta un po' difficile colpire da sopra, in questi ultimi secondi è arrivato un po' di vento di più, quindi mi pare che questa partita sarà importantissima, leggere bene, mamma mia, ci sono pallonetti che si alzano di meno qua, grandissimo smash di Miguel González. Come dicevo, abbiamo moltissimo vento, quindi sarà importante che il pallonetto non rimanga corto e anche sarà importante stare attenti a se si deve fare lo smash o no. Quaranta pari. Perfetto, gran chancletazo di Miki Solves. Una volea di dritto con un po' di topspin allucinante. Bravissimo. 1-0 per la testa numero 1. Bajada de pared. Cuando sono concentratissimi, tanto Carlos como Emiliano son una coppia fortissima, molto potente da sopra. Gran palla di Emiliano. 1 pari. Al servizio Miguel González. Gracias.
10 case. Peccato, quello non ha suonato bene, magari hanno spaccato la racchetta tutti e due. Bellissimo, gran colpo di Miki Solves, un bel per tre, muy bien. Peccato, si è venduto, si regalò con un monito. ...40-0... 2-1... per la coppia Miki Solves e Miguel González. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Al servizio Emiliano Iriart. Se quedó corto, se vendió de nuevo. Peccato per Emi, che l'aveva facile, ma non sono facili le condizioni esterne. C'è molto vento. Alzato, non era lo sufficientemente alta, è andato via al vetro. Gran volea di Emi, va con tutto, bravo. Atrás, atrás.
dai campo. Gran scambio. Poco a poco si comincia a vedere più scambi. Stare attenti perché questo vento non è facile da controllare e fare un bel pallonetto, anche perché il vento viene di fianco, quindi si dovrà scegliere bene quando fare il pallonetto. Grandissima palla, bravissimo Emi ad anticipare questo, è 30-15. Di fortuna per Miguel González. Vedo una coppia molto organizzata da parte di Iriad e Cabezas, si parlano molto, sanno la capacità di ognuno, cosa copre uno, cosa copre l'altro. Gatto strano questo di Miki, ma sempre con calma. Punto di oro, attenzione qui. Toccato rete, peccato per Emi, per poco. Tre a due. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico.
Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Lasciato una palla un po' alta a Charlie, ma Miki non ha riuscito a chiudere il punto lì. 30-0. Atrás, atrás derecha. Ah, peccato. Tre pari, ragazzi. Magari arrivava questa Charlie, aspettava che se le arrivasse un po' più al centro. Quindi ci sarà. Buon cianclettasso. Bien por Miguel. Muy concentradas las dos parejas. Grande, muy bien por Miguel. 4-3 para Miki Solves y Miguel González. Muy parejo este partido, Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico.
Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. È andato per poco lì a Emi. 4-3 in questo primo set. 0-15. Secondo servizio. Ai, già sono due volé che le flotan molto a los chicos de negro. Attenzione, comunque non è facile fare due punti già in questo set, e questa è un'opportunità grandissima per Miki Solves e Miguel González. Vediamo se riescono a fare il break. Hanno tre opportunità di break. Si è andato una, vediamo le prossime due. 30-40. Bravissimi, bravissimi gli spagnoli, si portano il game. Questo è 5-3, gran opportunità, hanno approfittato. Vediamo se Miki Solves, che ha il servizio, riesce a chiudere questo set. Con todo, Emi salió muy recto, no llegó a saltar del todo y se llevó la pala puesta. Va de nuevo Miki, mucha confianza. Son campi muy veloci questi. I ragazzi lo sanno, approfittano tutto il tempo di fare lo smash. Bellissimo. 40-0. Match point. Set point. Scusate, è set point. Se lo portano via gli spagnoli. Andiamo al secondo set e vediamo se Emiliano e Charlie riescono ad andare su. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico.
Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Secondo set, comincia Charlie Cabeza. Oh, c'è la fortuna del suo lato. Se lo 15. Al limite lì con il servizio. Bravissimi gli spagnoli chiudendo il centro. Questa coppia tra spagnolo e italo-argentino hanno questi momenti dove scendono un po' il suo livello. Mi pare che anche il primo set, questo perdere il primo set è stato un po' psicologico. Lo buono è che riescono con poco a andare avanti, quindi di sicuro che questo set vediamo come ritornano di nuovo in campo. Gran volea di Emiliano. 15-40. Bravissimo Charlie. Devono cominciare Emiliano e Charlie a fare questi smash, approfittare, stare più sciolti. Certamente gli spagnoli stanno facendo pallonetti abbastanza alti, difficile da gestire e fare un buon smash. Più che altro per le condizioni di vento che abbiamo. Bravissimi. Attenzione qui, punto importante, 40 pari. Punto di oro. Gran palla di Charlie. Bellissimo servizio. Thank you.
Miguel González tiene un massazo nel braccio, eh? Fantastico. Guarda la fiducia di Nicky cercando quello smash, disordinare un po' gli avversari. Gran palla di Emiliano, buona difesa. Va con tutto. Mamma mia, bravissimo Miguel González. Gran smash con moltissimo kick. Difficile fare pallonetti, adesso ha cominciato a scendere un po' il vento, siamo più tranquilli. Ma guarda questo ragazzo, vuole giocare da solo, eh? Miguelito, possiamo cominciare a chiamare Miguelito Lamperti. Gran smash di Miguel González. Anche Miki Solves voglio partecipare, dice, eh? Sono tutti e due a pieno. Al servizio di Emiliano. Va con tutto Charlie. L'hanno preso. Stanno giocando un grandissimo padel Miki e Miguel. Stanno trovando molta fiducia, molta confidenza. Si sente che in qualsiasi momento arriva un break da parte di Miki e di Miguel. Vediamo se riescono in questo servizio. Per il momento 15 pari. Lo ha aiutato il vento lì a Miguel, grandissimo punto, non si aspettava quello Cabezas. Un po' di fortuna da parte di Miguel. Va.
Vediamo cosa succede adesso, 30-40, opportunità importante, come dicevo, sta per cadere il break, vediamo se succede qui. Bravissimo Miguel. Break per gli spagnoli. 2-1. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Devono tornare in campo poco a poco Emiliano e Charlie. Mamma mia, è andato fuori. Tanto Miki Solves come Miguel González stanno approfittando questa situazione che si sta lasciando Emiliano e Charlie. Vediamo se riescono a svegliarsi. Questo è 3-1. Servizio per Cabezas. Emiliano, questo vogliamo vedere di Emiliano.
devono cominciare a prendere più fiducia. Il Milano ha uno smash che dà paura, ma devono approfittare. Buona vibora di Charlie. Va di nuovo, e questo è importante per Emiliano, cominciare a prendere fiducia, seguire cercando questi smash con un po' di kick, che ha un potenziale, e gli piace questi cambi, gli piace moltissimo. Peccato per Charlie, cercava un angolo un po' impossibile. Trenta pari, questa palla è importante, attenzione. Se jugó una fichita a Miki Solves. Vediamo. Gran víbora. No cerca con el ángulo. Ay, se vendió. Si è venduto. Peccato. Attenzione qui, 30-40. Va con tutto Miguel González. Non ci credo quello che si ha perso cabeza. Questo è un altro break per gli spagnoli. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Quindici-0. Cero. È andato un po' fuori di testa tanto Emi come
Charlie non riescono ad andare su. E lo peggio che ti può succedere è che i tuoi avversari siano come pazzi cercando la palla. Stanno giocando un livello altissimo Miki e Miguel. 40-0. Va con tutto Miki. Niente da fare. Vogliono cercare la chiusura subito di questo set. Al servizio Emiliano. Quindici zero. Strano questi errori. Primo servizio sbagliato, prima volea sbagliata. Strano di questi ragazzi. Strano di Emi. Cercando un po' di rischiare, va bene, giocando un po' con il punteggio. Bravissimo per Emi, cercando un po' la palla al corpo. Trenta, servizio di rovescio allo Paquito Navarro. Va con tutto Charlie. Bellissima palla di Charlie, eh? Una cuchilla tremenda all'angolo. Ancora hanno una vita. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Servicio Miguel González.
va con tutto dalla prima, ha lasciato un po' alta Charlie, 15-0. Bravissimo. Buona pressione, devono cercare di fare questo, andare a rete, prendere la rete, che sono forti là. 15 pari. Bravo, muy bien Charlie, abriendo el ángulo. Y Emiliano aprovechando lì al centro. Mancato saltare a Charlie, 30 pari. Vediamo se possono approfittare questo, fare due punti in più e continuare in partita. Match point, tournament point, attenzione tutti, punto decisivo. Con tutto Miki, rischia e ha vinto il torneo Miki Solves e Miguel González, FIP Rice Cordenons 2023. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Rise Eurosport 2023, tabellone maschile, presidente di Eurosport Sabino da Ponte, il direttore del torneo Campiuti Lucas, il consigliere provinciale della FIT Monica Marchetti, il sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove, e il consigliere regionale, Buna Lucia. Invito inoltre a raggiungerci il giudice arbitro, Diego Vegetti, e l'arbitro di sedia, Gambise Serena.
Inizierei a questo punto a far fare due parole alla nostra presidente di Eurosport, Sabina Da Ponte. Ciao a tutti. Io ringrazio sempre tutti quelli che vengono a seguire questo torneo, che ormai è il terzo anno consecutivo. Direi che in Italia è un record, quindi sono veramente orgogliosa di poter dire che abbiamo un bellissimo torneo. Il fatto che poi i giocatori siano invogliati a tornare ogni anno vuol dire che lavoriamo bene, insomma abbiamo un bel team. Infatti ringrazio Lucas, ringrazio Serena, ringrazio tutti quelli che hanno fatto in modo di portare avanti questa settimana in modo impeccabile. E complimenti ai finalisti e anche ovviamente ai vincitori. Ogni anno si assistono delle partite di ottimo livello, quindi io vi invito a seguirci e continuare a seguirci anche il prossimo anno. Grazie. Sì, faccio una piccola parentesi. Sabina quest'anno durante il torneo non c'è stata perché è stata convocata dalla federazione per far parte della squadra italiana over 40, quindi è andata ad Alicante. L'Italia, com'è? Sì. Non è proprio da tutti e la squadra italiana si è classificata quarta, quindi la nostra maestra è anche una maestra giocatrice, propongo un applauso per lei. E quindi ringrazio Lucas per aver preso le redini della situazione e aver svolto il lavoro di direttore in modo encomiabile. Grazie Lucas. A questo punto farei fare due parole al consigliere provinciale della FIT, Monica Marchetti. Grazie Serena. Buongiorno a tutti, io vi i saluti del Comitato Regionale Federazione Italiana Tennis e Padel. Non posso che complimentarmi con Sabina e tutto il suo staff per la bellissima manifestazione che è riuscita ad organizzare, come tutte e come tutte quelle che ha sempre fatto. Quindi Sabina e Serena, faccio tantissimi complimenti. Mi complimento anch'io con i giocatori, ho visto in questi giorni alcune partite ed il livello era veramente molto alto. Faccio i complimenti ai finalisti, ai giocatori e come federazione devo fare naturalmente i complimenti ai miei referenti, quindi faccio i complimenti al Diego Veggetti per la efficienza con cui ha portato avanti la manifestazione e a nostro Serena, scusami, per l'arbitraggio che ha fatto in questa giornata sia per le donne che per gli uomini. Io concludo qua, lascio la parola ai miei colleghi e vi aspetto per il prossimo anno e anche per le prossime manifestazioni che ci saranno, che Serena naturalmente dirà prossimamente. Grazie a tutti. A questo punto passerei la parola al nostro padrone di casa. Sindaco di Pordenone. Grazie. Ringrazio l'organizzazione che anche quest'anno ha portato a Cordenons un paddle, un torneo a livello incredibile che ha fatto vedere uno sport che è in grande ascesa e che vedendo questi campioni sembra facilissimo, no? Invece è uno sport come il tennis dove devi cimentarti con calma e poi riesci ad avere dei buoni risultati. Avere manifestazioni importanti sono da traino perché così trascinano il movimento, fa sì che si invogli la gente a fare sport, a fare movimento, che è importante. Il movimento porta salute, porta benefici anche per la nostra sanità, si aumenta la salute e calano i bisogni di sanità. Noi come amministrazione siamo felici di queste attività qui a Cordenons che danno sempre grande immagine di grande organizzazione e grandi risultati che portano poi ad avere situazioni di questo genere con grande affluenza di pubblico. Abbiamo poi per il periodo successivo grandi attività e noi siamo felici di tutto questo. La promozione del nostro territorio passa anche da queste manifestazioni e ringraziamo Serena e il suo staff che sono sempre impeccabili nell'organizzazione. Grazie a tutti. Adesso passerei la parola al consigliere regionale Lucia Buna in rappresentanza della regione.
Grazie Serena, grazie a tutti per essere qui oggi. Porto i saluti dell'assessore regionale allo sport Anzil. Bene, la regione è orgogliosa che si possano realizzare questi tipi di eventi nel nostro territorio, anche perché danno lustro non solo in regione ma fuori regione, essendo un torneo internazionale. E con Eurosporting sicuramente ormai è una certezza di un risultato positivo e anche innovativo, perché ogni anno Serena, il suo staff e Sabina ci mettono qualcosa di nuovo per promuovere il nostro territorio, anche con prelibatezze locali che non fanno male a questi eventi, a queste manifestazioni. Quindi un grosso in bocca al lupo, anche perché so che il vostro calendario estivo è nutrito e probabilmente ci rivedremo ancora. Tanti saluti a tutti e buona serata. Vorrei fare un ringraziamento finale, breve ma intenso. Vorrei ringraziare la regione. Noi abbiamo una regione veramente importante perché supporta sia spiritualmente ma anche economicamente i nostri eventi, così come il nostro comune. Quindi ringrazio le istituzioni, ringrazio la federazione per l'opportunità che ci viene data ogni volta che possiamo organizzare questi tornei. Ringrazio gli sponsor, in particolare i due sponsor, i due major sponsor dell'evento, che sono Betadine e DM Office, ma anche i più piccoli sponsor, perché tutti hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Ringrazio il giudice arbitro supervisor Diego Vegetti per il lavoro fatto in estrema difficoltà. Ringrazio Sabina, ringrazio Lucas, ringrazio Serena Cambise per essere venuta ad arbitrare oggi e ovviamente ringrazio tutto lo staff presente, perché questi tornei non si fanno con una o due persone ma ci sono tante persone coinvolte: l'ufficio stampa, il fotografo, il medico, il giornalista, il fisio, gli uomini dei campi, i ragazzi delle riprese, adesso dimenticherò qualcuno e poi me lo rinfacciano, aiutami. Comunque tutti, ringrazio tutti e a questo punto vorrei dare un piccolo regalino a Diego per il tuo lavoro, offerto da Sportwear, e alla Serena una bottiglia di vino perché si chiama Serena. Ecco, da Serena a Serena. Bene. A questo punto partirei con la premiazione. Invito in campo i secondi classificati del torneo FI Prize 2023 Eurosporting Cordenonce, Emiliano Iriart e Cabeza Carlos. Premia il sindaco di Cordenonce. Okay. E a questo punto chiamerei i primi classificati del torneo internazionale FI Prize Cordenonce, Miguel Solbes e Miguel Gonzalez. Premia la regione e per la regione Lucia Buna. Per voi anche un omaggio da Tip Streetwear, abbigliamento made in Italy, molto bello. E ovviamente una bottiglia di Serena Wines per brindare. Foto giocatori e poi foto. Vai, vai Andrea, mettiti anche tu lì. Per chi è rimasto fino alla fine, se l'è meritato, vi invito a entrare nel gazebo per un drink finale. Grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Anzi, no, ci vediamo dal 30 luglio al 13 agosto con i tornei internazionali di tennis. Non è finita qui. Grazie a tutti.